È nella sala consiliare della provincia di Isernia che oggi si è parlato della possibilità di rilanciare l'ex area ITR di Pettoranello del Molise attraverso un nuovo polo della moda, riutilizzando le attrezzature di macchinari ancora presenti nella vecchia azienda e privilegiando, laddove possibile, le passate maestranze. Un'idea progettuale importante e coraggiosa che però va condivisa, come spiegato da Giorgio Gagliardi di Laboratorio Moda Molise. L'incontro di oggi ha come oggetto sostanzialmente la proposta di riutilizzo attraverso un percorso di progettualità partecipata e di riutilizzo dell'area ex ITR. Dietro il riutilizzo dell'area ex ITR, ovviamente attraverso appunto una forma partecipata di progetto, si tratta di delineare quello che potrebbe essere anche una nuova funzione e soprattutto anche una sorta di piano di rilancio del sistema moda stesso. Tra gli obiettivi, nello specifico, sviluppare prototipi imprenditoriali in grado di rappresentare un'area di animazione, formazione e sperimentazione attiva per giovani stilisti e designer italiani ed europei ed attivare d'intesa con Federmicro una serie di strumenti finanziari, ad iniziare dal microcredito, complementari con le agevolazioni previste in ambito regionale per favorire lo sviluppo dei richiamati prototipi imprenditoriali. Positiva la posizione delle istituzioni che proprio nel rilancio del comparto in Molise vedono una ripresa economica del territorio. La proposta è stata ampiamente condivisa, adesso si tratta però di dargli anche un po' una sorta di sviluppo operativo. È chiaro che è una proposta che tende a coinvolgere tutti gli operatori economici, quindi non è una cosa riservata ad alcuni. E a questa proposta poi si lega anche l'idea di intitolare alcune strade della zona industriale a personaggi della moda. La proposta non esclude inoltre il coinvolgimento delle vecchie professionalità dell'ITR. Ma la loro competenza e il loro patrimonio è oggetto dell'iniziativa, quindi non è che sono, tra virgolette, degli invitati. Si tratta di trovare le forme più opportune per valorizzare il loro patrimonio di competenze e favorire anche la loro partecipazione. Alcune volte poi le difficoltà sono tante, però un pizzico di fiducia ci vuole.